Con Paul Biliga al termine di una grandissima vittoria che viene dopo un supplementare. Quattro quarti giocati difensivamente alla grande, anche da parte di Venezia. Siete riusciti ad avere sempre un vantaggio intorno alla doppia cifra, più 8, più 12. Poi alla fine nel quarto periodo Venezia vi ha recuperato. Secondo te che cosa vi è mancato in quel frangente lì per difendere il vostro vantaggio? Beh, sicuramente abbiamo mancato dell'aggressività che abbiamo portato nei primi due quarti, dove loro con i tiri da tre tra Goss e Res ci hanno fatto male, ecco. Non siamo stati abbastanza aggressivi. Meno male siamo riusciti a difendere bene sull'ultimo possesso per andare ai supplementari e dopo abbiamo alzato il livello della difesa e siamo riusciti a portare a casa una partita che comunque era nostra, ecco. Difficile segnare perché la chiave della partita è stata la difesa, perché da ambo i lati, grandissime difese. Alla fine siete riusciti a trovare quei punti quando la partita sembrava un po' persa, perché tre triple di Venezia. Dove l'avete trovato quel coraggio lì per tirare fuori quelle giocate anche un po' sporche che vi hanno poi portato alla vittoria? Beh, sicuramente il fatto di aver vinto altre partite in questo modo, tipo Sassari, ci ha dato un feedback, ecco. Quindi ritrovandoci in queste situazioni, soprattutto in casa dove siamo abbastanza forti mentalmente, siamo riusciti a rimanere lì in partita fino alla fine. Faccio l'ultima domanda, prossima partita con Torino, una squadra difficile perché ha aggiunto Yenga, recupererà Dyson probabilmente, è una squadra che adesso ha vinto, quindi arriva in forma, voglia di recuperare delle ultime posizioni, insomma un cliente scomodo al Polaradi. Sì, un cliente molto scomodo perché è una squadra che è cambiata tantissimo, quindi non c'è proprio tolto questa partita da analizzare. Dovremmo essere bravi a preparare la partita soprattutto su di noi e imporre il nostro gioco anche qua in casa come abbiamo fatto con Venezia. Grazie.